Buongiorno a tutti, qui Arduino Schenato, iForex.com e in questo video voglio parlare del broker e della leva. Non il classico video che magari potete aver già sentito, ma quello che penso io riguardante le leve attuali in Europa sul Forex e quello che era prima e cosa si può fare e cosa non si può fare. Perché? Perché è noto che in giro c'è poca conoscenza di questo argomento e spesso diciamo che si tende a mio avviso a sbagliare nel guardare un certo tipo di opportunità. Sapete che circa 2 anni fa, mi sembra, se non è 2 o 3 anni fa, ESMA ha cambiato la leva per i broker Forex e CFD che prima potevano utilizzare leve di qualsiasi tipo, quindi c'erano broker europei che offrivano su euro-dollaro per esempio la leva 200, la leva 100, addirittura leve fino a 500, quindi leve molto molto importanti, e da un paio d'anni a questa parte ESMA ha definito proprio obbligatoria per tutti i broker che lavorano in Europa la leva 30. Quindi che cosa significa? Significa che se io ho un broker europeo, come ho un broker italiano europeo che ha sede in Italia, su euro-dollaro ho dei margini da leva 30. Cioè, se voglio andare a operare con un mini lotto di euro-dollaro del valore di 10.000 dollari, dovrò avere un margine per questo tipo di operazione fisso di 333 euro, ovvero 333 euro per 30 uguale 10.000, quindi il controvalore. È ovvio che poi, come vi ho già detto in altri video, la leva vera sul conto devi già sempre guardarla rispetto al conto, quindi se ho 10.000 euro di conto e uso un mini lotto avrò 333 euro di margine, quindi leva 30, ma in realtà uso una leva 1 perché ho 10.000 nel conto e opero con 10.000. Ma questo non è il discorso di oggi, magari tra l'altro ne ho anche parlato in un video di poche video fa. Quindi la mia idea in questo caso era un'altra, nel senso che quello che volevo su cui volevo parlare con voi, e mi piacerebbe che ci fossero dei commenti sotto, che magari sotto al video, e magari nasca anche una discussione, chissà, è sicuramente interessante. Perché? Perché noto che ci sono alcuni trader, probabilmente magari perché sono un po' neofiti, perché magari ascoltano l'amico dell'amico dell'amico e magari si fanno un'idea così un po' fuorviante di quello che realmente è poi l'operatività. Insomma, sembra che questa leva 30 sia un problema, cioè ho leva 30, aiuto, non posso più operare, no? Oppure che leve basse. Allora, secondo me siamo proprio fuori completamente, perché leva 30 è tanta roba. È ovvio che chi prima era abituato a lavorare con leva 200 e magari utilizzava, ma non credo tutta la leva, però magari utilizzava una leva 50, deve cercare un pochino di modificare, no? questo tipo di leva. Però io credo che per un trading che abbia dei profitti nel tempo, che siano costanti, non sto parlando della fiammata della giornata, ma anche del mese, chi usa tanta leva tende a bruciarsi prima e soprattutto si brucia. Chi non usa leva o ne usa molto poca, leva 1, quindi non leva, leva 2, leva 3, intanto ci metterà molto di più a farsi male e quindi magari può anche capire e ritarare. E appunto per questo è più difficile che poi venga mangiato, diciamo, no? Perché se io ho una posizione sbagliata, per esempio, no? Posizione che non va come deve e uso tutta la leva, è molto facile che mi mangio tutto il conto. Poi è vero che posso mettere ancora i soldi dentro, però non è quello il modo per fare un trading serio e professionale. Quindi mi è arrivata una mail qualche giorno fa che mi diceva: ah, io ho scelto il broker australiano perché mi offre leva 500. Ma chi se ne frega, no? Cioè, ma perché andare in cerca di un broker chissà dove nel mondo perché ti dà leva 500? Perché poi la mia domanda: ma questa leva 500 poi la usi tutta? Cioè, se io ho anche 1000 euro nel conto, usi tutta sta leva 500? Perché, cioè, voglio dire, significherebbe veramente un qualcosa di assurdo. Cioè, andare a usare la leva 500 con 1000 euro nel conto vuol dire andare a tradare 5 lotti, se non sbaglio, quindi 500.000 dollari.
faccio così a occhio, mi sembra che 1000 per leva 500 faccia proprio 500.000, quindi lavorare con 5 lotti su euro-dollaro. 5 lotti significa 5 lotti che avremo un movimento, ogni piccolo movimento di prezzo in pip, quindi ogni pip si muove di 50 dollari. Con 1000 dollari, 1000 euro nel conto, se ogni movimento è 50 dollari, voi provate a pensare che con 20 pips, 20 pips, 50 dollari per 20 diventerebbe il mio conto 1000. E io, ciao, saluto tutti. Quindi lo usate tutto quella leva? No. Se io ho un conto da 1000 euro, sto sempre parlando di micro conti, 1000 euro, usate tutta la leva 30 che vi dà il broker europeo? 1000 per 30 volte 30.000, sono 3 mini lotti, 3 dollari per pip. Se la posizione mi va contro di 20 pip, avrò 60 dollari di perdita. Sicuramente non devo usarla tutta anche con 1000, perché è ovvio che sto usando money management o risk management, che è sbagliato, è troppo rischioso, però sicuramente già è diverso, no? Quindi, anche se uno si fa la domanda, ma io questa leva la uso tutta, sono sicuro che difficilmente voi la userete tutta. Quindi, perché primo andare a prendere un broker chissà dove, perché ci dà leva 500 quando probabilmente quella leva non la useremo mai? E poi, anche se la usassimo, la riflessione è: ma state guadagnando con quelle leve? Ma io non sto parlando state guadagnando il mese scorso o 2 mesi fa, state guadagnando nel tempo. No, ve lo dico io, no, con queste leve qua non si guadagna, con quelle leve lì si perde. La leva è sicuramente un'opportunità, ma bisogna usarla nella maniera corretta. Quindi, quando io ho una leva di base 30 sul mio conto, cioè significa che margino per esempio sull'euro-dollaro 330 euro circa per ogni mini lotto, per ogni 10.000 euro-dollari, è più che abbastanza. Se io ho un conto di 10.000 euro e apro una posizione da 2-3 mini lotti, sto usando una leva 2, leva 3, è ovvio che il margine sarà di 666 o 1.000 euro, ma sto levereggiando 30, no? È normale in quel margine. Ma nel mio conto, che è di 10.000, sto levereggiando 2-3 volte, non di più, perché già queste leve, se usate in maniera sbagliata, potrebbero comunque fare dei forti danni. È ovvio che se usate con la testa ci permettono di avere, come dire, un movimento, diciamo, raddoppiato, triplicato nei prezzi, nella nostra performance possibile, ma con un rischio, ovviamente utilizzando i rischi corretti, che è sempre basso, ok? Quindi, per dire, non fatevi così prendere da pubblicità, che ce ne sono un sacco, no? Pubblicità ingannevoli, perché il fatto che ci diano leva 500 fuori Europa vi sembra normale che possa darvi dei profitti. Non è vero che più leva, più profitto. Più leva, più rischio, più possibile perdita. Questo è quello che voi dovete prendere come esempio. Quando fate trading non dovete pensare al guadagno, ma dovete pensare al rischio. Dovete pensare al rischio. Quindi io apro un'azienda e penso quanto posso investire ogni volta, perché ogni business non può sempre andare bene, ogni deal che faccio non può sempre andare bene. Ci sono anche i costi. Quindi leve basse. Quindi, per concludere, non serve che andiate extra Europa, chissà dove, poi addirittura broker che non sono a volte neanche dei broker, ma sono proprio delle truffe pure. Quindi mi raccomando, regola: broker che abbia sede almeno in Europa, se è in Italia meglio, ma comunque che abbia sede in Europa, che abbia tutte le che segua tutte le direttive europee, che sia conosciuto. Prima di aprire un conto, di buttare i soldi, cercate di informarvi bene. Ci siamo anche noi di Airforex, ci sono altri trader che vi possono consigliare e dire quello che è magari un broker più serio, perché magari ci sono da più tempo e sanno dove magari è meglio non mettere i soldi. Ecco, la leva sicuramente non è una delle cose che vi deve far dire: vabbè, là tanto meno margine, ma sì, ma quanto ne usi? Quanto ne usi? Ok? Quindi, broker europei che stanno alle regole europee, perché le regole europee sono fatte per
andare a salvaguardare noi, ok? Sono fatte per salvaguardare noi. Quindi cerchiamo di utilizzarle. Quando fanno una cosa che è in linea con quello che poi ci fa migliorare nell'operatività, noi non la prendiamo, dobbiamo uscire. Ma che discorso è? Cerchiamo di guardare dai vari punti di vista e non solo da un punto di vista le cose, cerchiamo di guardarle dai vari punti di vista e di soffermarci, approfondire. Leva 30 va più che bene nel Forex, tra l'altro abbiamo altre cose che possono essere interessanti come il saldo conto che non può mai andare oltre lo zero, però questo non è il topic di oggi, ma era il fatto che tante volte si sceglie il broker extraeuropeo sul Forex proprio perché dà una leva superiore a 30, ma con una leva 30 e leva 20 su altri cambi come l'australiano per esempio o il neozelandese dove c'è una leva 20, quindi un pochino più basso, ma voglio dire ce n'è, ok? Se avete pochi soldi per fare trading, non fatelo, attendete, piuttosto quei soldi teneteveli oppure utilizzateli per formarvi e da qui a qualche anno magari avrete intanto la formazione, perché poi tanto se mettete 1000 euro su un broker e non avete neanche un po' di formazione, un po' di esperienza, cosa pensate che quei soldi vi riuscirete a portarli dove? Da nessuna parte, anzi ve li mangerete, quindi avete mangiato dei soldi e non avete imparato nulla, ok? Quindi bisogna partire un po' più capitalizzati e quelle leve che ci mette a disposizione i broker europei sul Forex vanno più che bene, ok? Questa è la mia opinione, ma credo che molti di voi siano d'accordo con me. Io vi saluto, vi auguro un buon trading simple e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!